Lettori di Atletica Week, siamo sempre ready to run a Bergamo, da Luigi Ferraris, siamo in compagnia di Giampaolo Sala, tecnico della Brooks, che ci descriverà la prossima scarpa. Buongiorno a tutti, oggi parliamo dell'Adrenaline, Adrenaline GTS 12, quindi siamo arrivati alla 12ª versione della scarpa Brooks più venduta al mondo e della scarpa running più venduta addirittura negli Stati Uniti in assoluto. È una calzatura della linea antipronazione, quindi con un controllo dell'appoggio per quelle persone che hanno un appoggio che va verso l'interno, che rappresentano il 70% della popolazione. La sua caratteristica tecnica è di avere un sistema progressivo, quindi con diverse mescole. Addirittura abbiamo 5 diversi stadi di controllo dell'appoggio. Facciamo in modo che la pronazione, cioè questo movimento della caviglia che viene verso l'interno, avvenga in una maniera rallentata gradualmente, cioè accompagniamo l'appoggio verso l'interno, facciamo in modo che ci sia questo movimento che è il sistema di ammortizzamento biomeccanico naturale, ma facciamo in modo che non diventi eccessivo e quindi che non porti a quegli squilibri, a quei sovraccarichi che portano poi infiammazioni alle ginocchia, alle caviglie e a tanti altri nostri punti critici che ben conoscono i podisti. Questa calzatura ha tutte le caratteristiche tecniche di avanguardia della Brooks, dalla mescola biomogo, quindi una mescola biodegradabile per quanto riguarda l'intersuola, che ha prerogative di massimo ammortizzamento, di chilometraggio maggiore rispetto all'Eva, di maggiore leggerezza e di maggior reattività. Ha anche al suo interno il nuovo sistema ammortizzante DNA, un materiale che cambia la sua risposta in funzione della velocità e del peso della persona che corre con questa calzatura, e ha delle caratteristiche che ben si addicono anche al mercato italiano, cioè il peso è abbastanza contenuto, siamo intorno ai 320 grammi, la linea è particolarmente filante e quindi consente anche delle buone andature di corsa. Bene signori, quindi una scarpa a pronazione, la natura dice che 7 persone circa su 10 per natura pronano, quindi per chi inizia a correre o per chi già comunque si allena da parecchio tempo può utilizzare una scarpa come questa per fare per esempio i lungolenti alternati alle andature sia per chi comincia a correre sia per chi è già un atleta ad alto livello. Viene utilizzata secondo me per le andature da lento, come si suol dire. Sì, per la maggior parte dei chilometraggi che si effettuano in allenamento. Ecco. È una calzatura che abbiamo dato anche i nostri testimonial e la utilizzano chi corre ad alta andatura per farci i lunghi lenti e tutti quegli allenamenti di rigenerazione. Poi si passa su calzature perfetto, un po' più quindi, veloci. Utilizzabile per parecchio tempo perché abbiamo sentito dal commento tecnico le miscele sono molto solide e tengono, quindi un chilometraggio all'incirca di? Qui siamo all'incirca sui 1000 km, quindi circa un 20% più di quello che è il consumo normale di una calzatura running che normalmente sta sugli 800 km. Bene, speriamo che voi possiate consumarla il più presto possibile allora. Arrivederci alla prossima scarpa.